Nel 1577 El Greco arriva a Roma. Tre anni prima aveva lasciato la sua città di origine, Eracleio, in Creta, per Venezia. Aveva 26 anni in quel momento e faceva quello che fanno i giovani da sempre, cioè si spostano dal sud al nord. Nei tempi di El Greco, il nord partiva da dove parte ancora oggi, da Roma, la città dell'eterno contrasto, la città di frontiera, dove il sud, inteso qui come un rapporto rilassato con la vita, incontra il proprio nord, cioè regole che chiedono dalla vita che rispetta lo sviluppo e il progresso. Le regole di quel tempo erano consolidate, cioè stampate e diffuse poi da Venezia, dove il Greco andrà. Con 417 stampatori, già dal 1500, Venezia, che aveva perso già da tempo il suo superpotere mondiale, economico e anche politico, un po' come l'America l'ha perso un po' di anni fa, era però rimasta Venezia in quel momento, come l'America lo è oggi, il centro della cultura, cioè la capitale della stampa, controllo sull'informazione e dominio su quei protocolli che possono essere fissati sulla carta, è quel che dopo tutto definisce, molto più che la nostra posizione geografica, chi è al nord o chi rimane al sud. A Venezia il Greco aveva trovato una città molto simile di quella che troverebbe oggi un artista giovane che arriva a New York. Cioè le regole del gioco erano ormai stabilite, le idee e i stili e i gesti erano uniformi e si erano messe tutte a servire il potere senza che le autorità neanche si occupassero. Appiattimento delle differenze era la prima regola per entrare in un pensiero nord, come ad oggi. E il Greco infatti abbandona il suo stile bizantino e impara di usare le nuove tecnologie che non sono altre che olio sulla tela, il new media del momento. Era inventato in Germania di recente, olio su tela, e a Venezia lo stavano producendo nei studi di Tiziano, di Tintoretto e di Veronese. E il Greco andrà a lavorare infatti allo studio di Tiziano e prenderà da lui la sua iconografia critica e anche quella speciale materia che Tintoretto mette nelle pitture, che Tiziano mette nelle pitture. Da Tintoretto invece prenderà le sue composizioni e l'uso copy-paste delle figure umane. Da Veronese prenderà quel suo senso di colore e di atmosfera, e poi, più tardi, andando verso Roma, si fermerà in Toscana e da parmigianino prenderà l'idea della distorsione. Questo qui è una cosa importante, perché la distorsione è l'uomo, proprio dal suo inizio, sono relazionati da sempre, perché il problema dell'uomo civilizzato, l'uomo che usa il suo cervello, è un problema di distorsione nel senso corporeo, cioè come fissare la memoria. La pittura è un sistema che permette proprio che la memoria viene fissata, cioè viene registrata e poi accessa dai nostri cervelli tramite l'occhio a volontà. In questo senso la pittura non è altro che un computer, cioè fa i calcoli. Ora, olio sulla tela è tecnologia molto più avanzata che i computer digitali, perché raccolgono la memoria in strati.
Certi strati sono là, però sono invisibili. Il nostro occhio non li legge, però il nostro cervello li calcola. In questa maniera, olio su tela fa qualcosa di molto molto strano, anche per il fatto che poi il colore dell'olio non si asciuga per i prossimi 80 anni e poi cambiano insieme con il tempo nel quale la pittura è presente. Cioè, la pittura funziona, certe pitture, se sono fatte in una maniera da grande maestro, funzionano o magari funzionano, non si sa, come dei quantum computers. Fanno cioè i calcoli non solo in questo universo qui, nell'universo che uno fa la pittura, ma nei universi paralleli, nei multiversi, dei quali parla la fisica quantistica. Il tempo, alla fine, è l'artista che fa il quadro. Ora, queste cose dei quantum computers non si sa molto, però, secondo un grande scienziato di oggi, David Dutch, magari sono capaci a diventare macchine di tempo, nel senso possono registrare il mondo e poi in un futuro simularlo. Cioè possono simulare il passato. Se questo è vero, El Greco, come tutti gli artisti, lo sapeva e chi anche lo intuiva in quel momento storico era il Vaticano, un'organizzazione, una delle prime organizzazioni tipicamente nord, con un progetto duraturo e molto molto interessato per soluzioni che avrebbero confermato la sua rilevanza come passato autorizzato, cioè che la sua storia e le storie che il Vaticano portava nel mondo, il messaggio della Chiesa Cattolica, rimarrebbero nel futuro non solamente in questo universo qui, ma la più lunga serie di universi paralleli. Perché ci sono stati universi dove il Vaticano non ha neanche mai esistito, incluso il suo Gesù. E vede naturalmente là una opportunità. Allora, come fa oggi la nostra società dello spettacolo? E in contrario con la chiesa bizantina da dove veniva El Greco, invece di far fuori i suoi nemici, li abbraccia, i suoi nemici naturali, cioè gli intellettuali e gli artisti non credenti, e li lascia liberi a fare tutto quello che vogliono, perché dopo tutto sapeva il Vaticano, come sa oggi lo spettacolo, che le forme e le immagini non hanno nessuna importanza dopo tutto. Quello che conta è non hanno importanza dal punto di vista di controllo nord. Quello che conta da quel punto di vista su come controllare il mondo è accumulare sopra le immagini, attorno alle immagini, sacralità e fama, in modo che crei una distanza. E la distanza, dopo tutto, distanza da chi non fa immagini, dal popolo, dalle moltitudini. E la distanza alla fine è quello che protegge il potere. E Vaticano ha sempre manipolato le distanze, con le sue crociate ha cancellato le distanze vere, cominciando così una grande industria del nord, la industria del turismo. D'altra parte, affidandosi il suo muro a certi artisti, che poi quel muro stesso avrebbe reso famosi, ha creato distanza proprio là dove distanza non dovrebbe esistere, cioè sull'arte. Ha dato inizio così Vaticano a una seconda industria che senza di quella industria non sarebbe stato possibile l'impero nord totale del quale tutti noi siamo soggetti oggi, cioè l'industria dello spettacolo.
E ora qui torniamo per un attimo, lasciamo il greco e torniamo nel nostro presente e guardiamolo. Che cos'è il nostro presente? È il momento del turismo, spettacolo, tecnologia. Ma cosa sono queste cose? È un turismo che si appropria di tutto perché si sente autorizzato. È uno spettacolo che copre tutto. È una tecnologia che, in differenza di quel che ci vogliono far credere, esiste poco. E invece di potenziare la nostra capacità di collegamento col mondo, ce la toglie. Dopotutto, quel che oggi chiamiamo computer e internet non sono altro che schermi. Schermi patetici che noi abbiamo imparato a usare e che sempre di più dimentichiamo quegli schermi potenti come la pittura, come l'agricoltura, come molte altre cose. E sempre di più noi ci accontentiamo di depositare il nostro sapere, le nostre informazioni, il nostro database fuori del mondo, fuori di noi stessi, fuori dei nostri corpi, in dischi di memoria, in clouds, che poi a noi non appartengono. Allora, siamo arrivati così in una versione del mondo con primitivi, con dei selvaggi. I primitivi e i selvaggi era un sogno delle società borghesi del secolo scorso, rimasto un po' da noi. Non sono mai esistiti, non ci sono mai esistiti primitivi o selvaggi nel mondo. Oggi sì, siamo noi, la gente di Roma, di New York, di Londra e di Milano, la gente del computer, il popolo della informazione cosiddetta. In questo nord allora, disperante, è rimasta invece una speranza. Immaginiamolo come una specie di triangolo, un triangolino che la sua apice è sempre a Roma e guarda verso Africa. Il nord attorno diventa una specie di Pac-Man e lo sta mangiando. I miei minuti sono finiti, però in stile medio-sud andrò un po' avanti. Questa è l'idea veloce del Medio Sud, cioè che fai parte di un certo mondo, fai parte di una TED, però non rispetti esattamente le regole, vai un pochino più avanti. Allora, quel tempo di El Greco, questa bocca era rivolta verso la Spagna, dove infatti lui poi andrà e farà le sue pitture magnifiche, dando questa specie di espressione, raccogliendo tutte le informazioni dal nord, però lasciandosi su una specie di distorsione molto più totale, che brucia i corpi, brucia i paesaggi, disrispetta la prospettiva e crea quella cosa che sappiamo come il greco. Invece, nei nostri tempi dobbiamo fare una cosa molto simile, se vogliamo un po' uscire da questo enorme Pac-Man, che adesso infatti è rivolto su tutto il mondo, che gira, è 3D, come dice questa conferenza qui, è un 3D, è una piramide, è un cono. Medio Sud è una specie di luce che, ricordatevi, visto che siamo qui a Roma, ha la sua capitale, la sua frontiera, da sempre, oggi, qui, a Roma. Ciao.